A me hanno fatto questo effetto, ma al di là che sono bellissime e che sono anche funzionali e che sono anche ecologicamente avanzatissime, ambientalmente non sostenibili di più, come si dice in Ancona, al di là di tutto questo sono anche bellissime, la giornata di oggi è anche bellissima e l'inaugurazione di queste scuole, della scuola materna e della scuola primaria, è un evento importante perché questa realizzazione è stata vissuta, discussa, concordata, costruita prima che con le mani e con le tecnologie, con la testa e con il cuore di centinaia di persone, perché le assemblee che abbiamo fatto con i genitori, con gli insegnanti, con la gente del quartiere, primo per decidere di farla la scuola, di rifarla, poi di rifarla qui, in questo stesso luogo, poi di rifarla così. Tutto questo è passato attraverso il protagonismo attivo e anche il senso di responsabilità di tutti, delle istituzioni, degli insegnanti, dei genitori. Un impegno quindi che insieme abbiamo costruito, ognuno con le diverse responsabilità ovviamente, ma ognuno esercitando la sua responsabilità, anche quella dei genitori, anche quella degli insegnanti, che hanno responsabilmente e di buon grado accettato di stare un po' di tempo in una soluzione, diciamo così, provvisoria, anche se più che dignitosa, proprio per poter poi avere una scuola come questa. Quindi grazie a tutti quelli, grazie a tutti voi, grazie a tutti quelli che hanno concorso a realizzare questo bel risultato. Per l'amministrazione comunale ringrazio ovviamente tutti i tecnici che ci sono impegnati, che ci hanno lavorato, devo ringraziare in particolar modo Stefanelli che è il padre di questa, siccome tra l'altro tra poco va in pensione, la sta veramente curando come troppo lascia a disposizione testamentarie su questa scuola, ci ha messo il cuore, come si dice, che la testa è l'esperienza. Dicevo, da parte dell'amministrazione comunale ho concluso, la soddisfazione di aver mantenuto un impegno preso. Gli impegni si rispettano, i fatti devono seguire agli impegni presi. In questa occasione ci siamo riusciti, abbiamo fatto il nostro lavoro e di questo siamo soddisfatti. Grazie a voi per essere qui. Io ho finito e passo la parola all'assessore Tiziana Bolini e all'assessore Augusto Sicilia. Vorrei parlare io alle maestre, a tutte le maestre, che con la loro costante presenza, con i tanti pellegrinaggi che hanno fatto qui durante la crescita del cantiere, hanno dato un prezioso contributo ai nostri tecnici che dal canto loro ci hanno messo l'esperienza e quindi hanno consentito la realizzazione di spazi dove ogni particolare è pensato rivolgendosi al benessere dei bambini prima di tutto, ma anche al benessere degli adulti che qui quotidianamente lavoreranno. Quindi questo è veramente una grande soddisfazione. Ci sono tantissime piccole finezze, vi dico soltanto per esempio che ci sono le bandiere che per la prima volta, siccome qui le scuole sono due, non potevamo mettere tante aste, abbiamo pensato di mettere tutte insieme lì dove vedete all'ingresso, ma i particolari poi li scoprirete entrando. Quindi io ripeto, voglio ringraziare tutti, ovviamente anche tutti i genitori, e voglio ringraziare tutti tecnici che hanno collaborato appunto alla realizzazione di questa scuola e sono ovviamente tutti i tecnici della ditta Subissati, poi l'ingegner Papini, l'ingegner Longhi, i geometri Petrini, Recanatini e in particolare l'ingegner Riccardo Borgognoni e, come abbiamo detto, il geometra Luciano Stefanelli, che in questa sua creatura ci ha messo veramente il cuore. È stato già detto, per cui io penso che questa scuola, i cittadini di Le Marino, che è una scuola bellissima, innovativa, di Palombina,
ve la meritate, ve la meritate, capito? Ve la meritate, questa è la cosa veramente. Quindi, in più, volevo anche dire due parole che non sono di piaggeria, ma questo lo realizziamo, riusciamo a realizzarlo grazie a un sindaco come Valeria Mancinelli. Perché guida una squadra, guida in maniera oculata, economica e con obiettivi chiari e priorità quelle che sono le necessità della città. Grazie a tutti. Grazie, a proposito di squadra vorrei coinvolgere anche l'ingegnere Urbinati, l'assessore ai lavori pubblici all'inizio dei lavori della scuola. Prego, buonasera. Grazie, ma insomma io non faccio parte, quindi mi dispiace. E niente, in questa nostra squadra uno che è stato assessore lo è, come dire, per sempre, e ormai è taggato. Grazie, niente, l'unica cosa è che io ho partecipato con Tiziana alle prime brutte riunioni, perché furono le occasioni in cui si dovette dare la notizia che non eravamo più in grado di poter continuare, no, l'attività nella vecchia scuola. Però vedo che il percorso che all'epoca si era individuato con il sindaco, con Tiziana, con Stefano, e le iniziative che avevamo assunto hanno poi avuto la loro giusta continuazione. E quello che dicevamo, volevamo una scuola che venisse fatta in tempo rapido, in materiali nuovi, innovativi, con tecniche innovative, vedo che tutto è accaduto, e quindi Paolo è stato efficacissimo nel lavoro che ha svolto in questi ultimi 2 anni. Niente, un in bocca al lupo, ed è stata comunque un'esperienza molto bella anche per me, quelle occasioni, quelle assemblee dove davvero tutti insieme si è cercato di costruire questo percorso, e mi pare che il risultato ha dato un po' ragione a tutti. Un in bocca al lupo a tutti. Mi conoscono, io sono il dirigente scolastico reggente in questo anno scolastico e mi trovo a raccogliere i frutti, insomma, di questo lavoro. Mi piacerebbe avere qui vicino a me la dirigente Cinzia Pelliccioni, è stata invitata, io adesso non la vedo, perché è stata lei che si è trovata, insomma, insieme a tutta l'amministrazione comunale nel post sisma dell'estate del 2016 e poi dell'autunno 2016 a gestire, a concordare, insomma, partecipare anche freneticamente, insomma, a tutte le prime riunioni di emergenza e poi a gestire appunto il trasferimento delle due scuole presso altre dello stesso istituto comprensivo. Quindi un ringraziamento sicuramente alla mia collega Cinzia Pelliccioni. Mi unisco chiaramente al ringraziamento a tutti gli assessori che hanno contribuito alla realizzazione veramente in tempi brevissimi di questo gioiello, un gioiello all'avanguardia tecnologicamente, molto attrezzato dal punto di vista dell'ecosostenibilità e della sicurezza. Vedo già dei cartelli che generalmente sono un po' ad appannaggio dei responsabili al servizio di prevenzione e protezione, i famosi RSPP, ma ho capito che già parecchio di questo è stato fatto. Poi per i vari piani di evacuazione l'RSPP chiaramente d'istituto prenderà i contatti per le planimetrie eccetera con l'amministrazione comunale. Quindi un ringraziamento e una soddisfazione per questa bella comunità di Palombina Nuova che si può riappropriare di un centro veramente nevralgico per il futuro delle nuovissime, giovanissime generazioni, intorno al quale far quadrato con quella collaborazione, col senso di alleanza energica che sempre l'ha contraddistinta. Quindi grazie al Comune, a tutti i suoi rappresentanti qui intervenuti, grazie alle famiglie che ci hanno sostenuto in questo periodo. Un ringraziamento in primis alla popolazione, perché ha avuto tanta pazienza e sono state persone splendide e disponibili. Non abbiamo mai ricevuto una telefonata di lamentele nei nostri confronti, e i disagi ne abbiamo creati diversi, perché ovviamente la location era abbastanza problematica a livello logistico. Ringraziamo tutti i tecnici del comune, perché sono state veramente persone a fianco delle nostre aziende quotidianamente per cercare di risolvere qualsiasi minimo problema sia tecnico che logistico.
un ringraziamento all'amministrazione perché ci ha dato questa ulteriore possibilità di fare questo plesso scolastico, dove l'azienda ha messo il cuore con tutte le proprie strutture. È una scuola estremamente sicura, è una scuola che a livello nazionale, ma forse anche a livello europeo, è tra le prime per tecnologie, per qualità di materiali, ma soprattutto per sicurezza. Grazie di nuovo per la bella possibilità che ci avete dato. Grazie, grazie dottor Francesco Subissati.